Wow, you can really dance. Wow, you can really dance. He went. They said we've both been dancing all this time. What a coincidence. 157, Mattarella. 158, Bianca. Bianca Maria. Ho bisogno di una copertina, di un cuscino. Ho anche il mio pigiama là. Come si fa? Pace è buono, ne farà meno per questa sera. Tutti, cioè, nessuno ha il coraggio di dirlo con questa chiarezza, perché tanto il pazzo del villaggio... Ma non lo sanno tutti, Beppe Grillo appena twittato, benvenuta signora Italia, ti aspettavamo da tempo. Benissimo, è perfetto, e questo vuol dire, diciamo, se lei voleva una conferma, mi pare di averla avuta. È una candidatura che nasce in questo settore da chi ha questo senso delle istituzioni. È evidente. Ma c'è un'alternativa, perché veda, Renzi, il tema fondamentale che ci siamo posti da lunedì, che ovviamente insieme a voi stiamo cercando di capire cosa succede, è che non si trova un'alternativa, ci sono due minoranze, non si riesce a trovare un nome condiviso. Sì, o c'è, ma... non è, allora, guarda. 158, Bianca. Dove appoggio la mia testina? La metto sotto la doccia, le farà bene. La Bianca Maria, un cuscino. Cresceva la voglia di un bis del capo dello Stato, le schede per lui, nonostante le fumate nere, erano in crescita costante, anche questa mattina nel settimo scrutinio, 387 voti, nonostante le indicazioni di astensione e schede bianche. Poi il vertice dei leader che ha segnato appunto la svolta e la decisione di inviare i capigruppo di maggioranza e non i leader a chiedere il bis a Mattarella. Linea a voi. Ma Bianca Maria! Basta! E basta! Sergio Mattarella, andrei per un istante anche a Palazzo Chigi da Mattarella. Roberto Chinzari. Roberto, Mattarella. Palazzo Chigi è stato l'altro punto... Mattarella. Fondamentale di queste ultime ore, a te la linea, sempre come abbiamo fatto con Nadia Zicoschi, tenendo lo sguardo sull'aula e sul contatore. A te Roberto. Arriva Mattarella invece della mozzarella. Sergio Mattarella, andrei per un istante anche a Palazzo Chigi da Mattarella. Roberto Chinzari. Roberto, Mattarella. Palazzo Chigi è stato l'altro punto fondamentale di queste ultime ore. A te la linea, sempre come abbiamo fatto con Nadia Zicoschi, tenendo Mattarella. Lo sguardo sull'aula e sul contatore. A te Roberto. Roberto, mi vai, mi chiamo Andrea. Ecco la sequenza arriva, adesso lo Mattarella. Stanno annunciando, fra poco arriva Mattarella, detto Mattarella. Mattarella, non Mattarello. Mattarella, chi sta il presidente, dove sarà? Mattarella. Allora, questo spoglio continuerà fino Mattarella. Al momento in cui Mattarella. Raggiungeremo il quorum di 505 voti che sta accadendo in aula e che continuerà ad accadere, perché lo accennava prima Mattarella. Mattarella. In quel momento probabilmente ci sarà un'interruzione e un applauso e poi si continuerà lo spoglio fino... Dal fatto che tra pochi giorni, come dispone la Costituzione, si concluderà il mio ruolo di presidente. E quindi è una votazione a maggioranza Mattarella. E direi Mattarella. Andiamo per un istante tenendo sempre Nordio. Lo sguardo sul contatore Mattarella. Solo per qualche minuto lasciare, lo chiedo alla regia, Mattarella. Tenete pure Nadia Zicoschi in un Mattarella. Lato del nostro schermo e l'aula con il contatore sull'altro, Mattarella. Tanto non serve vedere me. Prego Nadia.
Certo, sono servite 8 battute all'asta per eleggere ancora Mattarella. È una bella novità che renderà il popolo italiano felice e praticamente tutto rimarrà come prima. Mattarella si prenderà il suo bel stipendio di 235.000 euro l'anno e avanti di questo passo, così farà un bel lavoro durissimo anche a prendersi i soldi, quel bel gruzzoletto che gli dà lo Stato italiano. Un applauso. Continuiamo ad ascoltare questo applauso. Non perché noi non si conosca il rumore dell'applauso, ma perché vorremmo che al presidente Mattarella, che probabilmente in questo momento segue il lavoro dell'Aula, questo applauso serva anche di conforto e di rassicurazione per il compito durissimo che lo aspetta. Beh ragazzi, potevate scegliere me, no? Come presidente. All right, a favor tonight. Mattarella.